C'era una volta un fiume i cui argini, per quante volte fossero ricostruiti, venivano sempre distrutti dalle alluvioni. Gli abitanti del villaggio si riunirono per discuterne e uno di loro propose: «Proviamo a offrire il sacrificio dello Itobashira, tumulando un uomo vivo nel terrapieno». «E chi dovremmo seppellire?» chiese qualcuno. «Colui che ha sul proprio kimono una toppa a strisce orizzontali sul disegno a strisce verticali», disse l'uomo. Controllati gli abiti di tutti, risultò che proprio la persona che aveva suggerito il criterio di scelta indossava un kimono con una toppa a strisce orizzontali su strisce verticali. Da allora il fiume non diede più problemi. La figlia di quell'uomo, che in seguito si era sposata, non parlava mai e si limitava a rispondere a monosillabi. Il marito, non potendone più, un giorno le disse arrabbiato: «È come se tu fossi muta, ora basta! Ti riporto al tuo villaggio», e partirono. Mentre camminavano per la campagna, un fagiano volò facendo il suo verso. Un cacciatore prese il fucile, puntò e colpì l'animale. La ragazza commentò la scena con queste parole: «In questo mondo ci sono persone che farebbero meglio a tacere. Anche il fagiano, se non si fosse fatto sentire, sarebbe ancora vivo». Il marito allora disse: «È vero. Tuo padre fu condannato al sacrificio dell'Itobashira per aver parlato con poca prudenza. Perdonami, capisco solo ora perché, piuttosto che fare osservazioni affrettate, ti limiti a rispondere appena». E detto ciò, ritornarono a casa. La morale della favola insegna che bisogna parlare solo dopo aver riflettuto bene. Per oggi è tutto.